Potete fare foto di still life, e quindi di oggetti, non solo tra le pareti di uno studio, ma anche in una casa o in esterni. Cercate oggetti che possano raccontare una storia e aiutatevi con l'uso attento della luce naturale. Fotografare lo still life su fondo bianco è una delle regole base di questa tecnica fotografica. È utile sia per avere spazio nella pubblicità per scritte e nomi, sia perché rende più semplice l'inserimento di altri elementi in post-produzione, facilitando lo scontorno del soggetto. Scopo della foto di still life è rendere interessante e appetibile un oggetto o un soggetto statico. Pertanto è fondamentale curare la sua messa in scena scegliendo accuratamente accessori ed elementi che arricchiscano la situazione e contribuiscano a creare l'atmosfera. Bellissime immagini di still life sono quelle che nei secoli i pittori hanno dipinto. La fotografia si è spesso ispirata a queste immagini, riproducendo fotograficamente stili e tecniche di illuminazione. Anche se molti effetti speciali si realizzano in post-produzione, bastano semplici accorgimenti per crearne in fase di ripresa. Uno specchio posto al di sotto del soggetto che state fotografando creerà riflessi interessanti che daranno nuova vita agli scatti di still life.